il film da non perdere in uscita l'8 marzo, Il giustiziere della notte, remake del cult del 1974, torna nelle sale diretto da Eli Roth e con protagonista Bruce Willis. Al cinema, ci saranno anche, Nome di donna, di Marco Tullio Giordana, la commedia, Anche senza di te, di Francesco Bonelli, l'horror, dell'Odgers Non infrangere le regole e, Vengo anch'io, del duo Nuzzo Di Biase. Lo statunitense Eli Roth torna al cinema con, Il giustiziere della notte, remake dell'omonimo cult del 1974, con il grandissimo Charles Bronson, a sua volta basato sul romanzo originale di Brian Garfield, pubblicato nel 1972. Il protagonista, stavolta, è Bruce Willis ma, nelle sale, ci saranno anche, Nome di donna, il nuovo film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, che tratta il difficile e attuale tema degli abusi sessuali, la commedia di Francesco Bonelli. Anche senza di te, con il tris d'assi formato da Miriam e Catania, Nicolà Vaporidis e Matteo Branciamore, l'horror, dell'Odgers Non infrangere le regole e il film d'esordio alla regia del duo comico Nuzzo Di Biase, Vengo anch'io. Il giustiziere della notte, il dottor Paul Kersey è un chirurgo che vede solo le conseguenze della di Chicago lavorando in un pronto soccorso, fino a quando la moglie e la figlia in età da college sono vittime di un'aggressione nella loro casa. Con la polizia sovraccarica di crimini, Paul, furioso e in cerca di vendetta, decide di dare personalmente la caccia agli aggressori della sua famiglia per avere giustizia. Mentre gli omicidi anonimi dei criminali catturano l'attenzione del media, la città si chiede se questo vigilante sia un angelo custode o un angelo della morte. Paul Kersey diventa una persona con due anime, un uomo che salva vite e un uomo che le prende, un marito e padre che cerca di prendersi cura della sua famiglia e una figura nell'ombra che combatte il crimine di Chicago, un chirurgo che estrae proiettili dai corpi dei sospetti e un vigilante chiamato l'angelo della morte, a cui i detective si stanno inesorabilmente avvicinando. Nome di donna, Mina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un mondo quasi fiabesco, dove però si cela un segreto scomodo e torbido. Mina sarà costretta a confrontarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il direttore della struttura, Marco Maria Torri, in una vincente e appassionata battaglia sul diritto di essere donna. Anche senza di te, ad un passo dalle nozze con Andrea, medico in carriera che antepone il lavoro alla propria vita privata, Sara viene lasciata e comincia a soffrire di attacchi di panico. Solo insegnando l'educazione emotiva ai bambini, capirà come creare un nuovo rapporto con se stessa e con gli altri e vedrà come tutti nella società vivono il profondo disagio di non essere quasi mai se stessi nelle relazioni e nelle scelte più importanti della vita. Complice in questo percorso sarà il collega Nicola. Dell'Odgers Non infrangere le regole, in questo racconto horror gotico, una maledizione confina i gemelli Rachel ed Edward nella loro casa di famiglia come punizione per i peccati commessi dai loro antenati. Costretti a rispettare le regole di un'inquietante ninna nanna, i gemelli non devono mai fare entrare estranei in casa, devono andare a letto entro mezza, e devono sempre stare insieme senza mai separarsi. Rompere anche una delle tre regole scatenerebbe l'ira delle sinistre presenze che appaiono nella dimora di. Mentre Edward era segnato a dover vivere questa drammatica esistenza, il ragazzo inizia a essere sempre più sconvolto dal fatto che Rachel non lo sia. Affascinata da un soldato del luogo, la ragazza inizia a ribellarsi nel disperato tentativo di scappare dalla sua opprimente prigionia. Vengo anch'io. Questa è la storia di un aspirante suicida, di un'ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita, e stanchi di mettersi in gioco perché oramai a sue fatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini.
Una banale gara di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo coeso, desideroso di un riscatto a tutti i costi. Per vincere barreranno e perderanno in malo modo, ma non sarà una vera sconfitta, perché intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado di trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali. Una singolare, eccentrica ma invidiabile famiglia che tutti vorremmo avere come vicini di casa.